Mi pare che lei abbia risolto il problema delle pensioni, perché la proiezione che si fa che nel 2050 saremo non so quanti milioni di cittadini, da quello che ha detto lei mi sa che non va bene, è una proiezione fatta sui dati del passato, ma se queste cose succedono forse non diventeremo 60 o 70 milioni di cittadini italiani. Sì, 70 milioni. Lei ha capito perfettamente, lei ha colto uno degli spiriti fondamentali di quello che io ho detto. Una cosa che non viene mai detta è che già adesso la vita media sta calando. Non è vero, non è più vero che sta aumentando. È una delle tante illusioni. Proprio non so che gusto ci sia diventare dei centenari, non mi pare che sia il massimo della vita, però non è vero che sta aumentando la vita media. Stiamo già scollinando. Non solo, ma la fertilità sta calando drasticamente. La natura si sta difendendo. È vero, lei ha capito perfettamente. Volevo chiedere, la combustione di materiale organico produce polveri organiche e se sì, sono più uguali o meno dannose di quelle inorganiche? Allora, materiale organico, solo organico, è abbastanza raro che non contenga anche qualcosa di inorganico, se si pensa alla massa, poi è chiaro che se io prendo un pezzettino piccolo lo trovo anche organico. Il materiale organico da un certo punto di vista è molto più vario dal punto di vista della patogenesi. Ci sono dei materiali organici che non hanno una grande patogenicità, ma ci sono dei materiali, pensi per esempio alla differenza che c'è fra l'anidride carbonica, che pure è velenosa, e la diossina, sono ambedue organici. Bene, la diossina, l'anidride carbonica, se noi anche aumentiamo del 10% la quantità di anidride carbonica qua dentro, sì, non è che godiamo, ma nessuno di noi muore. Se invece io le somministro un cucchiaino con 20-30 miliardesimi di grammo di diossina, lei non fa in tempo a fare testamento. Quindi organico o non organico, cioè è troppo vasta la cosa. È impossibile fare un confronto fra organico e non organico. Certo, l'organico potrebbe produrre più polveri secondarie dell'inorganico, potrebbe. Quindi avere quegli effetti ritardati, per esempio voi qui avrete delle quantità con quell'impianto che vogliono costruire qua, avrete molte più polveri secondarie di quanto non ci si potrebbe aspettare da un altro tipo di impianto, quindi ne avrete veramente tante. Ma non è possibile fare un paragone di quel genere, c'è troppa differenza all'interno della stessa tipologia, anche nell'inorganico. Prenda per esempio un elemento inorganico come è l'ossigeno, che è inorganico, e prenda un elemento inorganico come è l'arsenico, c'è una bella differenza, sono inorganici tutti e due, quindi è difficile fare un confronto così. Ma esistono le polveri organiche? Certo che esistono le polveri organiche, certo. Buonasera professore, la ringrazio innanzitutto perché è stato interessantissimo ascoltarla, così come ringrazio il Movimento 5 Stelle che ci ha dato questa opportunità. E relativamente al discorso dell'impianto di stoccaggio gas che si sta progettando e cui è in fase diciamo anche avanzata, noi come comitati di quartiere, io sono presidente del comitato di quartiere San Benettesi, abbiamo promosso lo sviluppo di un comitato cittadino spontaneo a cui invito le persone che sono presenti ad aderire, anche sottoscrivendo il foglio che abbiamo lasciato al banchetto fuori. E abbiamo chiamato questo comitato appunto conoscere per comprendere, perché fondamentalmente è la prima obiezione che ci è stata posta quando si è parlato di questo impianto, che poi un po' è cascato dalle nuvole perché nessuno sapeva niente, le procedure erano in atto e nessuno le ha pubblicizzate. Ci si è detto insomma, ma veramente sapete se questa cosa è dannosa o non è dannosa, che tipo di impatto ha sulla popolazione? E io vedo che insomma molto spesso le amministrazioni a tutti i livelli, regionali, locali, sono forse un pochettino affascinate da
dagli stormi economici che le società promettono di fare, che spesso per i politici sono viste come opportunità per fare opere sul territorio senza valutare quelle che sono le opportunità, i rischi per la salute pubblica, perché secondo me come cittadino, come genitore, un conto parlare di un indennizzo per un disturbo, su cui potremmo anche valutare insomma l'entità, perché se una cosa mi dà disturbo posso accettarla a fronte di un compenso, ma non accetterei mai un indennizzo per un danno, perché se una cosa mi fa male non ha prezzo secondo me. A suo giudizio, sulla base dei dati che ha proiettato prima, di quelle che sono le emissioni, di cui lei ha promesso, se sono corrette quelle informazioni lì, quei dati sono, perché magari si parlava quando abbiamo avuto gli incontri con gli amministratori locali, ma queste cose cosa sono? Più di qualche caldaia, cioè si faceva insomma un paragone con delle unità di misura di quelle che sono il vivere quotidiano, perché poi è la sommatoria dei fattori insomma di inquinamento che creano insomma il danno, anche la macchina fa male, la sigaretta in più pure, come diceva lei. Queste cose che tipo di impatto possono avere con una comunità tipo questa, di cui poi i confini non sono quelli del quartiere, perché molta gente pensa, ma sto lontano dal quartiere, addirittura dalla via, mi fa meno male. Lei ha espresso bene il concetto di come le polveri girano molto più di noi, insomma. Quindi questo tipo di cose sono veramente da temere, insomma. Ma guardi, grazie. Quelle quantità non sono enormi, però ci sono. Se lei mi dice, ma se io prendo 4 schiaffoni, cosa succede? Beh, insomma, lei ha preso 4 schiaffoni, non è piacevole la cosa. Quell'inquinamento, allora, se un determinato inquinamento io lo posso accettare, diciamo che da scienziato no, ma da uomo sì, per esempio quello provocato dal riscaldamento domestico, perché stare in una casa con 5 gradi non ci sto volentieri. E allora quando è, diciamo così, inevitabile, anche se non è vero che è inevitabile, perché gli animali vivono senza riscaldamento e vivono tutti, ma noi non lo facciamo più, ma quello che è evitabile, ma perché lo devo fare? Cioè dov'è scritto? Guardi, noi produciamo più energia di quella di cui abbiamo bisogno, lo dice lo Stato. Non lo stiamo dicendo. Lo Stato, c'è l'autorità per l'energia che dice che la domanda di energia è inferiore all'offerta. Cioè noi produciamo più energia. Lo scrive. È un documento dell'autorità per l'energia. È lo Stato, il Ministero degli Interni, che lo dice. Quindi noi non abbiamo bisogno di tutta questa energia, non solo, ma la maggior parte dell'energia, ma proprio la maggior parte dell'energia, viene sprecata. Completamente sprecata. Pensi per esempio alle lucette che stanno nel televisore. L'Europa ha 4 centrali elettriche, 4 intere, solo per tenere accese quelle lucette, che non servono assolutamente a nulla. A nulla serve. Io mi chiedo perché. Una centrale, noi poi siamo abituati a dire, ma l'energia elettrica è energia pulita. Assolutamente no, è pulita qua dentro quell'energia elettrica delle lampadine, ma dove la producono sporca in una maniera incredibile, perché bruciano carbone, bruciano oli pesanti, quindi noi dobbiamo... Guarda, io, a me capita spesso di andare negli Stati Uniti e gli aerei che dall'Europa vanno negli Stati Uniti arrivano quasi sempre di sera là. Quindi io per andare magari in albergo, dall'aeroporto devo attraversare le città, una città grossa, New York, Los Angeles, San Francisco. Passo di fianco dei grattacieli, ma tanti grattacieli, di vetro, tutti perfettamente illuminati al loro interno. Tutti, corridoi, stanze, si vede da fuori tutto, non c'è un'anima dentro. Ma io che cosa me ne faccio di avere... Negli Stati Uniti probabilmente centinaia di migliaia di grattacieli perfettamente illuminati senza un'anima dentro. Perché? Perché? Cosa me ne faccio negli Stati Uniti? Dico gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti da questo punto di vista sono più avanti di noi. Non è una bella cosa, ma sono più avanti di noi. Cosa me ne faccio di avere in estate 17 gradi in casa o in macchina o in ufficio? E capita quando vado in un'aula, in un ufficio, io entro da fuori e mi congelo, perché fuori ci sono 35 gradi, dentro ce ne sono 17.
io mi ricordo delle diarree paurose, ma non è bello tutto questo. Così come vado in inverno e ci sono, entro, io sono col cappotto e sono tutti in maniche corte, ci sono 25 gradi dentro, ma perché? Qual è il problema? Qual è il, cioè, dove sta il problema se non a nord delle sopracciglia? Cioè, il cervello. Lo so. La prego, solo di Volevo chiederle che cosa ne pensa di una fabbrica di bitume, se poi questa è affiancata dalla centrale a biomasse, da una fabbrica che produce suole per le scarpe, suolette per le scarpe, il cartone, diciamo, e una calcestruzzi. Cioè, dobbiamo pensare in maniera singola ad ognuno oppure come cittadini? Anche questo è un grosso problema, perché noi ce la prendiamo sempre con la fabbrica, con questo, con quell'altro, e poi usiamo tutti i prodotti di queste fabbriche. Quindi siamo noi, il padrone di quella fabbrica siamo noi alla fine, il responsabile di quella, sì, perché il bitume serve per fare l'asfalto, lei non viaggerebbe mai su una strada. Ma io viaggio su una strada senza asfalto. Però lei è arrivata qua, però lei è arrivata qua e c'è l'asfalto, le suole delle scarpe ce le ha. Quindi, allora, che cosa bisogna fare? Bisogna essere ragionevoli. Ragionevoli vuol dire questo, vuol dire fare esattamente le stesse cose, perché si possono fare, in maniera infinitamente meno inquinante. Si può fare. Le questioni sono due. La prima è culturale, la seconda è economica. E la prima culturale è colpa nostra, perché non ci acculturiamo e, non avendo cultura, non riusciamo nemmeno a spingere gli altri a fare le cose, perché non le sappiamo, quindi cosa possiamo pretendere? Non sappiamo nemmeno che cosa chiedere. Quella economica siamo ancora una volta responsabili noi, perché se a noi dicessero che la suola delle scarpe, invece di costare un euro, perché magari l'abbiamo fatta fare in India, in Cina, se ne costa 4 di euro, storceremo il naso, perché vogliamo pagare le cose sempre meno. Perché noi andiamo a comprare i jeans in Cina? Perché costano delle cifre irrisorie rispetto a quelli nostrani. Ma che cosa hanno i jeans cinesi? Sono colorati con dei coloranti azoici che sono vietati in Europa da 40 anni, perché sono cancerogeni, soprattutto nelle donne. Le donne, che sono a volte più intelligenti, a volte un po' più stupide del maschio, in questo caso più stupide, ma spesso sono più intelligenti, a casa mia moglie è molto più brava, è più intelligente di me, si mettono i jeans strettissimi, soprattutto d'estate, questi coloranti, a contatto così aderente con la pelle, passano col sudore, perché anche le signore che hanno stile sudano, e questi coloranti azoici finiscono a livello dell'utero e delle ovaie e danno cancro. Allora, perché noi vogliamo comprare dei jeans a 25-22 euro invece di 50-60, quello che costerebbe, 70, non so quanto costa un jeans fatto con dei coloranti buoni? Ma qualcuno mi assicura che però quei 120 euro non hanno lo stesso problema? No, allora a questo punto che cosa si fa? Che cosa si fa? Si pretende di avere degli enti certificatori, degli enti controllori che siano preparati e onesti. E ancora una volta spetta a noi,